Un buon discorso è d'argento, ma il silenzio è d'oro puro, scriveva Efrem il Siro. E Isacco di Ninive, sul fronte orientale della cristianità, raccomandava ai suoi allievi: più di ogni altra cosa ama il silenzio, reca un frutto che la lingua non è in grado di descrivere. Il silenzio, dunque, che il contesto nel quale viviamo spesso trascura o tradisce, si configura dunque come la condizione per vincere la superficialità che spesso caratterizza il nostro rapporto con il mondo che ci circonda e iniziare invece a sperimentare quella profondità, quella densità di ogni istante che permette un rapporto più pieno con le cose e con la realtà. Come evidenzia il grande Pablo Dorsi in un suo bellissimo scritto, normalmente viviamo dispersi, cioè fuori di noi. Il silenzio diviene dunque per l'uomo attento che desidera un rapporto profondo e vero con le cose, la condizione per incontrare davvero la realtà che lo circonda. Come lo stesso autore scrive, allora si smette di vivere offuscati e intorpiditi e si comincia a vedere il vero colore delle cose.